Siamo all'interno di Palazzo Sopaesana e c'era l'esigenza di fare questo recupero edilizio cercando di utilizzare il più possibile materiali originali. Qui a livello di finitura abbiamo utilizzato un fondo tonalizzante per cercare comunque di andare a uniformare le parti nuove con le parti, diciamo, vecchie, con le parti che avevamo rimosso precedentemente, e abbiamo usato un fondo denominato Supercoat, che è un fondo bicomponente, ha un ottimo effetto coprente e un ottimo effetto. A livello di finitura c'era la richiesta di avere una finitura più naturale possibile, quindi una finitura opaca. E abbiamo deciso di utilizzare una finitura denominata Maxima, che è una finitura bicomponente, utilizzando a livello di punti gloss quella più opaca, la extra matte.